questa figura, diciamo, istituzionale si sia sentita minacciata e chiese protezione. Chiese tramite una lettera indirizzata all'allora procuratore della Repubblica in cui spiegò la difficoltà della sua situazione dovuta anche al fatto che era concentrata su tutt'altro genere di indagini, stava facendo in quegli anni il processo di droga che questo magistrato stava seguendo. Si aspettava le minacce da tutt'altra parte, insomma, che non dal mostro di Firenze. Si aspettava le minacce da tutt'altra parte. Io avevo già lasciato l'inchiesta, l'avevo lasciata d'intesa con il procuratore della Repubblica dopo l'omicidio dei due tedeschi, perché era un periodo in cui io mi occupavo moltissimo di criminalità organizzata. Si aspettava di nominarsi da tutt'altra parte. Avevamo un processo che toccava non soltanto Firenze e la Toscana, ma anche la Sicilia, quindi collaboravamo con Giovanni Falcone e gli Stati Uniti, e spesso eravamo in rogatoria negli Stati Uniti. Quando io ero all'estero, insieme ad altri colleghi per queste rogatorie molto importanti, noi disarticolammo una parte della famiglia di Portanuova da Firenze, fu una grande acquisizione, arrestammo Tommaso Spadaro ed altri per un grandissimo traffico di droga. E rappresentò la complessità della sua situazione, la solitudine, viveva anche in procura. Insomma, detto fatto, fu messa sotto scorta e le fu messo anche sotto controllo il telefono. Ecco, e in occasione di questo controllo, ecco, vi fu una telefonata sull'utenza personale e privata della dottoressa Della Monica, fatta da un misterioso Gianfranco.